Grazie, ma questa variante e questo progetto si inseriscono in un quadro di prospettati interventi edilizi urbanistici che il Movimento 5 Stelle non appoggia, anzi a cui è decisamente contrario, perché sia dalla parte a nord, diciamo, del piano città, la realizzazione del PEC Falchera, che la parte prospettata su Corso Romania, sono interventi di cui non vediamo l'esigenza e che andranno comunque a intaccare terreni ancora vergini, quindi alcuni dei pochi prati che ancora abbiamo in questa città. E purtroppo questo è vero, devo dire, anche per quest'opera, nel senso che comunque le rampe del cavalcavia vanno a insistere su terreni che attualmente sono agricoli o comunque non sono ancora rovinati, diciamo, utilizzati, cementificati. E poi però bisogna anche dire che effettivamente il quartiere Falchera è piuttosto isolato, quindi la possibilità di un secondo accesso stradale può comunque avere un suo senso. E certo, appunto, l'altro problema è che questo però ovviamente si fa con quello che c'è, che rispetto ai progetti originari di secondo accesso al quartiere Falchera, questa è una versione molto ridotta, low cost, per poter stare nei fondi che lo Stato ci ha messo a disposizione, e quindi avrà alcuni elementi un po' problematici proprio dal punto di vista viabile, perché praticamente questa rampa scavalcherà la ferrovia, poi si scenderà su una specie di tornante per cui si tornerà indietro, si passerà sotto la ferrovia e poi qui, cioè sotto l'autostrada, e poi qui ci sarà l'ultimo problema, che è quello anche sollevato dai cittadini per la Falchera, cioè che se poi non parte la seconda variante, la variante 288, e quindi la realizzazione degli interventi edilizi nella parte poi più vicina a Falchera, sostanzialmente la nostra strada finisce nel nulla sotto l'autostrada, dove adesso c'è una specie di viottolo parallelo all'autostrada dove passa a malapena una macchina per volta, sporco e utilizzato come discarica abusiva. Per questo, da qui nasce la nostra mozione, nel senso che appunto già in commissione l'amministrazione aveva detto della disponibilità a utilizzare gli eventuali ribassi di gara, come c'è scritto appunto nelle controriduzioni, potrà utilizzare i ribassi di gara per realizzare la parte mancante sostanzialmente di infrastruttura viabile se non partisse l'altro intervento edilizio. Noi vorremmo andare con la nostra mozione un pochino oltre, quindi prendere un impegno in questo senso, perché veramente realizzare una nuova bellissima strada di accesso a Falchera, che non arriva a Falchera e rimane a metà magari per 10 anni, ci sembra veramente un po' uno spreco di questi 5 milioni di euro che stiamo spendendo. Per cui l'idea della mozione è di sostanzialmente impegnare l'amministrazione o con i soldi del ribasso di gara o anche con i soldi della manutenzione ordinaria, perlomeno a mettere in sicurezza, allargare, ripulire e rendere praticabile la strada che già esiste lungo l'autostrada che arriva fino a Via delle Querce e Via degli Ulivi, e poi eventualmente nel caso in cui si decide invece di aprire un collegamento stradale nuovo verso Via Adige, Via Sant'Elia, quella parte del quartiere Falchera, che ci sia anche un investimento per regolare e calmierare il traffico, perché a quel punto si andrebbe a portare tutto il traffico diretto al resto di Falchera, che arriva da questo nuovo secondo accesso, dentro una serie di vie attualmente residenziali, tra l'altro le stesse vie già tristemente afflitte dal fenomeno dell'acqua alta nelle cantine, quindi che già hanno sofferto parecchio, diciamo così, e quindi perlomeno che si adottino gli opportuni interventi di calmierazione del traffico per evitare che poi queste strade diventino una pista di attraversamento per il traffico che deve andare poi oltre nel resto del quartiere della Falchera. E quindi di qui la nostra mozione di accompagnamento, che speriamo possa essere accolta. Grazie.